somari, e come vivi, d'incanto corri, fai cipazzini, i miei più popoli, in fiitra, si sciariaro, e chi to sangue, in da cincia sia, e non c'era cura, chi li guaria, se, in sonna notte, carraccio corri, con decadenza non la posso accettare, usia merita e te liberare, e sogno pronto e mi faccio ammazzare, se terra da muri e di pizza rara, noi siamo pronti pure alla morte per liberarti, vista mala razza chi ti suca usando con una mala sorte, vita campo domenica, io sono, avete capito, in aeroporto. Sono partita alle 6 da Catania, quindi sveglia alle 3, alle 4. Sono partito da Fiume di Nisi, quindi qui ora in attesa abbiamo un'ora e un quarto di attesa, alle 9:20 decollo per Bari, dove abbiamo oggi una manifestazione importante che riguarda la strategia di radicamento che stiamo portando avanti in tutta Italia. Su Bari oggi c'è l'insediamento del coordinamento provinciale e regionale, e a Bari non potevo mancare. Siamo esattamente a Bitonto, al Cineteatro Coviello, via della Repubblica Italiana 45. Vi do l'indicazione a tutti i nostri sostenitori pugliesi, io interverrò alle 11 e ovviamente andremo in diretta, vedrete la folla che c'è. Bari, dopo la Sicilia, è la regione più importante, vero caro Michele Datri? Mi dicono che avete fatto un buon lavoro, tu, Donato Amoruso e tutti gli altri ovviamente, e oggi sono venuto a verificarlo. Non ho potuto partecipare agli altri incontri nelle varie regioni, ma non era necessario, c'è la nostra Laura Castelli. Ma in Puglia ci tengo perché c'è una ragione che vi dirò e ribadirò oggi
quando interverrò al Cineteatro Coviello. Ovviamente vi consiglio di seguire la nostra diretta. Vi dovete organizzare per giorno 22. Ieri, infatti, quando ho scritto a Donato Amoruso che confermavo la mia presenza in Puglia, ho detto io vengo, ma guai se dalla Puglia non partono almeno 3 pullman per la manifestazione del 22 a Roma, in Piazza Santi degli Apostoli, giovedì 22 ore 11, una manifestazione per la libertà d'impresa, non solo per il mondo agricolo, per i balneari, per gli ambulanti, per tutti coloro a cui l'Europa rompe i coglioni. Chiaro? Chi ha deciso di non farli vivere più? Chi ha deciso di bruciare decenni e decenni di sacrifici? Chi ha deciso possibilmente di dare le nostre spiagge più belle? Non si sa a quali tipi di lobby o di gruppi che ora si devono comprare anche le nostre spiagge, dopo che ormai si stanno comprando la nostra dignità. L'Europa che rompe le palle. Ecco perché noi ormai siamo sempre più convinti della nostra scelta intanto di campo. Meno Europa, più equità. Meno Europa, più equità. Giovedì non solo agricoltura, si parte da lì per completare il percorso che abbiamo fatto, portare la nostra proposta programmatica. Sì Simona, libertà, ma ti voglio a Roma. Non è che tu puoi gridare alla libertà guardandoci comodamente da Giardini Naxos, cara Simona. E lo dico a ciascuno di voi, caro Antonio De Luca, collega sindaco di Giardinello, lo stesso vale per te. Guai se non parte il pullman. Oh, anche il nostro Alfredo Elia Mandri, uno a uno. Metterò Cipolla a controllarvi tutti, uno a uno, tutti a Roma, giovedì 22 febbraio alle ore 11 in Piazza Santi degli Apostoli. Si parte il 21 pomeriggio da varie città, da varie regioni, e ovviamente il partito investe su questo, mette a disposizione gratuitamente i pullman. Ecco come noi spendiamo i soldi del tesseramento, i soldi dei comitati, e quindi chi può contribuire ci aiuti, contribuisca, perché è una manifestazione di libertà d'impresa contro questa invasione e neocolonizzazione dell'Europa, non solo agricoltura, questo è il tema, libertà d'impresa, non solo agricoltura, ma perché dovete rompere le palle agli ambulanti? Ma perché volete rubare i nostri lidi? Anni, anni, anni di sacrifici. È un problema economico. Aumentate il canone, eventualmente. Stato italiano, riscuotetelo. Ma perché dovete mettere sul lastrico intere generazioni? Quindi è ovvio che dobbiamo andare avanti. Cari miei, la nostra, stamattina voglio dare un'occhiata insieme a voi alla Gazzetta del Sud. Così, vediamo che argomenti troviamo trattati nella Gazzetta del Sud di Messina. Non è che proprio ci tratta tanto bene, ogni tanto si dimentica di noi, vabbè, capisco che c'è questo Cateno De Luca che è un po' fastidioso,
E vabbè, cari miei, pazienza, pazienza. Vediamo oggi cosa ci riserva un po' la Gazzetta del Sud. Magari andiamo nella pagina locale, chissà se ci sono cose interessanti. Ecco, la sto guardando. Non toccate a Ninetto Germanà, eh. Allora, ce ne possiamo dire di tutti i colori. Il primo io capita che sbaglio ogni tanto. Però, la morte non si augura a nessuno. Non so, sarà magari un monoscherzo di cattivo gusto, di cattivo gusto. Quindi il mio amico Nino Germanà, anche perché augurare queste cose, vedete, c'è chi le faceva apposta, se li faceva mandare i pezzini, le cose, perché così otteneva vari. Ma al di là di questo, perché dovete scrivere stronzate? Cioè, Nino Germanà, Ninetto Germanà, Ninetto Germanà, che simpaticone, poi onestamente il Tarzan della politica, però è simpaticone. È ovvio che c'è la mia solidarietà. Io non l'avevo letta ancora perché ieri sono stato beatamente dai miei genitori in campagna e beatamente con la mia famiglia, chiaro, con moglie e figli. Quindi diciamo che di pomeriggio ho staccato, quindi non avevo idea di cosa fosse successo. Quindi è ovvio che Cateno De Luca non solo si esprime solidarietà a Ninetto Germanà, ma manda a cagare tutti coloro che fanno queste cose. Ripeto, parole in più, vabbè, ci può scappare la stronzata, la cosa. Poi c'è chi fa vittima di professione, per carità, perché è così, e ricorda al mondo che esiste. Per carità, ci sono tutti quelli pronti. E così prendono like, e così vengono considerati. Ecco perché ogni tanto siamo noi a creare i personaggi, i mostri. Perché se insulti qualcuno, ripeto, sbagliando, lo rendi personaggio. Oggi, in questo momento, bisogna stare attenti anche alle parole che si usano. Perché dire stronza a un uomo è una cosa non normalissima, si deve dire. Se dici stronza a una donna, succede un casino. Quindi, invece, noi stronzo non lo dobbiamo dire. È una parola che non dobbiamo usare né nei confronti di un uomo né nei confronti di una donna. Io rivendico la par condicio, sempre e comunque. Chiaro? Però non si dice. Basta. No, è così. La facciamo finita. Quindi intanto solidarietà al mio amico Germanà. C'è un articolo finalmente anche sulla Gazzetta del Sud. È spuntato un fatto straordinario, che è stato fatto il coordinamento comunale e provinciale di Sud Chiama Nord. Peccato che un po' in ritardo quest'articolo, ma come cazzo si fa? Cioè, Sud Chiama Nord è il primo partito, anche in termini di tesseramento, a Messina. 4.000 iscritti, forse si vedeva una tempia la Democrazia Cristiana. Viene eletto il coordinatore comunale, Nino Carreri, viene eletta la coordinatrice provinciale, Melangela Scolaro. E ce ne siamo dimenticati? Un po' a scoppio ritardato. Ma perché? Perché forse non siamo blasonati, non facciamo parte dei salotti buoni, non siamo di quelli che, come dicevo io scherzando, se la toccano con la pezza? Cosa dovremmo fare per entrare nelle grazie di certi ambienti? Come mi vuoi? Come mi vuoi? Come mi vuoi? Di chi è questa canzone? Come mi vuoi? Di De Crescenzo? Di chi? Ditemi come mi volete.
perché ancora non l'abbiamo capito. Per essere presi in considerazione di certi ambienti che, ripeto, se la toccano con la pezza, dateci le istruzioni così ci comportiamo di conseguenza, magari. Eh? Ma per cortesia. E c'è una polemica, c'è una polemica. C'è per la provincia, ma è polemica sull'iscrizione di alcuni assistenti sociali. Ma perché agli assistenti sociali che è vietato iscriversi ai partiti? Tra poco gli diciamo anche che gli è vietato pure votare, esprimere il voto. E com'è sta storia? Scusate, andiamo qua. Che cos'è? Perché guardate, vedete, fanno l'articolo e poi l'articolo viene sporcato. Viene sporcato da cosa? Vediamo che c'è scritto qua. Mi ha incuriosito sta cosa. Allora, ecco qua. Ma c'è chi getta ombre sul tesseramento? Palmira Mancuso, coordinatrice regionale di Più Europa, evidenzia. L'iscrizione in massa delle assistenti sociali del comune al partito Sud Chiama Nord, presentate dall'assessora alle politiche sociali Calafiore. È evidente il rischio di perdita di autonomia professionale e istituzionale dei professionisti che nel loro mandato hanno anche la responsabilità del controllo dei servizi erogati ai cittadini dalle partecipate del comune. Cioè, scusate, ma Palmira Mancuso non è una giornalista, non è direttrice di un giornale ed è anche segretaria regionale di Più Europa. E scusate, ma proprio Palmira Mancuso fa riferimento alla perdita di autonomia professionale? È un giornalista che è segretario di partito, che autonomia professionale ha? Una giornalista che si è sempre candidata contro di me, che obiettività? Ma dove siamo arrivati? Cioè, Palmira Mancuso stabilisca se vuole fare la giornalista o la leader di partito. Legittimo fare l'uno o l'altro, ma non che ora ci viene qui a cantare e a parlare di autonomia professionale. Perché? E ogni settimana un articolo a veleno, ancora non si è capito quando scrive come giornalista o come direttrice della sua testata o come leader regionale del partito. Io non lo so, spero che questo anche nuovo ruolo consenta a Palmira di crescere, perché prendere sempre 100 voti al Consiglio Comunale è ovviamente la prima, la seconda, e vuol dire che c'è qualche formula che non funziona, cara Palmira. Forse questa nuova formula di leader regionale di Più Europa le darà la possibilità di crescere, ma che cresca in tutti i sensi però, Palmira, anche da un punto di vista di quelle che dovrebbe essere l'equilibrio da tenere tra una professione delicata, che è quello di giornalista, e leader di partito. Quindi notate, questo sarebbe da mettere in evidenza all'ordine dei giornalisti. È normale che un leader di partito, quindi segretario regionale di Più Europa, continua ad essere direttrice di una testata di giornale? Non lo so, non me ne intendo, però visto che ormai ogni settimana scrive articoli che poi si verificano infondati, io infatti ho consigliato sia al sindaco Basile e sia anche alla presidente di Messina Social City, sia anche all'assessore Calafiore, ho consigliato di querelare e scrivere anche all'ordine regionale dei giornalisti, per capire se si può continuare così. Io credo che nella vita tutte le scelte sono tutte legittime, ma ora addirittura mettere in discussione l'autonomia di chi? Degli assistenti sociali? E che problema c'è? Che hanno gli assistenti sociali? Perché non si possono scrivere ai partiti?
E se si scrivono a Sud di Chiama Nord, qual è il problema? Non ho capito. Quindi agli altri partiti si possono iscrivere. Oppure dobbiamo far fare una legge, ora dobbiamo parlare con qualche deputato, con qualche senatore, e gli diciamo di preparare una legge per vietare agli assistenti sociali di iscriversi ai partiti. Possibilmente sono però quegli stessi assistenti sociali che, proprio considerato che oggi hanno il desiderio di aderire liberamente a Sud Chiama Nord, avranno anche votato il 25 di settembre del 2022 i candidati e le candidate di Sud Chiama Nord. Vero Daphne Musolino? Visto che Daphne Musolino ha ripreso, perché fanno tipo Toti e Totino al femminile, no? Una scrive e l'altra rilancia. È ormai un quadro simpatico questo qui, sempre per ricordare al mondo che esistono, o forse perché i caffè e le dirette dei caffè non vanno tanto bene, quindi possibilmente provochiamo Cateno De Luca che ci cita, così diventiamo in porta. Certo che vi cito, che problema c'ho io? Io sapete che sono a modo mio, no? In questo articolo dice la Musolino sarebbe inquietante una cosa del genere. Ma sono gli stessi che hanno votato te. Forse è meglio che fai una legge e gli togli anche il diritto di voto. Sarebbe interessante, tutti gli assistenti sociali d'ora in poi non possono più votare, perché si mette in discussione la loro autonomia. Infatti qua c'è scritto, guardate, qua c'è scritto. Quindi Palmira scrive e Musolino rilancia. Cosa dice qua l'articolo? Guardate che simpatica, ma è simpaticuna, Liliana. Guardate qua che scrive. E rilancia la senatrice renziana Daphne Musolino, ex De Luchiana di Ferro. Se, guardate cosa scrive la Musolino. Senza un'immediata smentita si renderà necessario un approfondimento da parte di tutti gli organi e autorità competenti. E perché? Fate fare l'approfondimento all'autorità competente. Dovete scrivere alla magistratura che gli assistenti sociali, 10 assistenti su 50, non so su quanto, si sono iscritti a Sud Chiama Nord. Forza, fatelo! Però è arrivata la smentita. È arrivata la smentita perché si sono tutti impauriti di quello che ha scritto la senatrice Daphne Musolino, perché sennò andava agli organi competenti. Agli organi competenti andava. E siccome si sono tutti impauriti, allora ecco che è arrivata la smentita, così oggi la senatrice Musolino non va agli organi competenti, magari andrà in altri posti. E risponde la Calafiore. L'assessora messa sotto accusa, l'assessora ai servizi sociali, quello che, secondo l'insinuazione della buona Palmira e poi col rilancio della Musolino, Toti e Totino, perché che cosa, qual è il significato di quell'articolo? Cosa vogliono insinuare? Le fanciulle, che la Musolino, che Ducì, Tenuzzu, che io veramente era la mia assessora più duce, come ci dicevo, e tutta zucchero, tutta. Come fa una donna brava, bella, in gambe, dolce come la Calafiore Alessandra a fare pressioni? Ma quella, se vede un moscerino a terra, si sposta per non schiacciarlo. Ma vi rendete conto di che cosa state parlando? Cioè vogliono paventare che con la sua autorevolezza, non si sa che cosa, le sue pressioni, la Calafiore avrebbe costretto, te lo dico io quello che voi insinuate, perché avete manco il coraggio di scrivere le cose, perché poi vi spaventate.
No, perché non vi assumete il coraggio delle vostre frasi. Insinuate. Cosa insinuano? Che attraverso il ruolo di assessore ai servizi sociali la Calafiore avrebbe costretto 10 assistenti sociali di iscriversi a Sud Chiama Nord. Chissà se sono sempre quelle 10 costrette il 25 di settembre 2022 a votare per Daphne Musolino al Senato. Chissà. Ma non era reato allora. Non c'era niente di strano allora. Eppure era sempre assessore ai servizi sociali la Calafiore che ha fatto la campagna elettorale Daphne Musolino. Gliel'ha fatta come gliel'ha fatta tutta la squadra, tutti gli assessori. Però allora si poteva fare. Allora era tutto a posto. Allora non era un'ingerenza, allora non erano pressioni. Vero Musolino? Cosa scrive la Calafiore? Interessante la risposta. Ah, come siamo tutti scantati di queste minacce. Andrà all'autorità competente. Nizia, siamo tutti scantati che chiamiamo qua. Se non arriverà una smentita. E la smentita non è arrivata per che abbiamo paura dell'autorità competente. Vediamo che scrive Alessandruccia. Alessandra Calafiore. Secondo la Calafiore, che replica in tarda serata, solo discredito. Virgolette, ecco qua una parte della dichiarazione. Ormai siamo arrivati alle liste di proscrizione. Per quello che mi risulta, dice la Calafiore, ci sono alcuni assistenti sociali iscritti a Sud Chiama Nord, al PD, a Forza Italia, alcuni al circolo del tennis. Credo che si stia rasentando la follia. Certamente né una giornalista né una senatrice possono decidere a quale partito, sindacato o associazione possa essere iscritta un assistente sociale. Io aggiungo anche, non possono stabilirlo né una senatrice né una giornalista, neanche a quale loggia massonica si iscrivono, se si vogliono iscrivere a una loggia massonica. Vero Daphne Musolino? Lei da senatrice sa che cos'è la loggia massonica, giusto? Anche questo è libertà. Ognuno decide come passare il proprio tempo. Chiaro? Questo è il tema. Pronto? Sono in diretta, Giussi. E mia moglie, scusate. Tra 10 minuti ti chiamo, ok? No, dimmi. Ma ne stavo parlando ora, tesoro. In diretta ne sto parlando. Scusate, mia moglie ora ha letto l'articolo della Musolino. Vabbè, Giuseppe, mi sto occupando. A dopo. Ciao. Mia moglie ha letto ora sta cosa della Musolino. Dice, ma come si permette? Si permette. Quando si scappa col bottino. È così. Quindi stiamo parlando libertà di iscrizione all'associazione, alle logge massoni. Credo che la Musolino conosca bene questo argomento. Molto bene. Ma d'altronde, alla vergogna non c'è mai fine. E va bene così. E la chiudiamo qui. Noi replicheremo sempre. Perché, vedete, ne ho inventati tanti. Sacche vuote, mi dice qualcuno. E non bisogna mai consentire che prendano il sopravvento. Io lo capisco che loro hanno più tempo di noi, quindi hanno più tempo di elaborare, di architettare, e noi siamo impegnati a fare cose serie. Ma dobbiamo trovare lo spazio sempre per replicare. Anche perché così gli facciamo una cortesia, perché attraverso le nostre repliche ricordiamo al mondo veramente che esistono, perché poi il mondo si dimenticherà di loro. Il tribunale della storia è
impietoso da questo punto di vista, quindi state sereni. Vediamo che dice. Mi scrive D'Angelo Nicoletta: buongiorno, tu arrivi a Bari e io parto. Nicoletta, aspettami là. Dai, Nicoletta, così ti stai un giorno con me. Poi rientriamo stasera assieme, la nostra consigliera comunale Nicoletta D'Angelo. Ha scritto, dice, tu vai a Bari e io parto. Aspettami, Nicoletta. Rientriamo stasera tutti assieme. Vediamo che dice altro il giornale. Nel frattempo vediamo anche se hanno stabilito da dove si parte, non vorrei perdere la coincidenza. Allora, ci parla ancora il giornale di una lettera di tale Munnia. Alessandro Munnia è il vice comandante della polizia municipale di Taormina, il quale se ne vuole andare. Alessandro, perché te ne vuoi andare? Perché dice che ha fatto 400 ore di straordinario, 500. Eppure non gli abbiamo pagato i rimborsi spesa per venire a lavorare a Taormina. Lui credo è di Zafferana. E se non paghiamo se ne va. Io intanto vorrei capire come si permette un dipendente comunale che fa parte comunque della polizia municipale a fare una pressione del genere nei confronti di un sindaco e di un'amministrazione comunale. Se non mi paghi me ne vado. E che cosa mi stai chiedendo? Pagamento di ore di straordinario fatto in più e non si poteva fare. Chi l'ha autorizzata a fare? Chi l'ha autorizzata Munni a fare sto straordinario intanto? Ora lo verificheremo subito. E scusate, dove, in quale contratto collettivo di lavoro sta scritto che al lavoratore deve essere rimborsato le spese per raggiungere il luogo di lavoro da casa propria? Ma dove cazzo siamo arrivati? E si permette pure di scrivermi e di ricattarmi. Lo sa che c'è Munnia? La convenzione mi pare che scada a maggio tra Taormina e il comune di Zafferana. Perché lei è arrivato quando sono arrivato io sindaco, la convenzione è stata fatta prima che io arrivassi. Lo sa che le dico che ora, come stacco la diretta, chiamo il segretario generale del comune di Taormina e domani faccio portare in giunta lo scioglimento immediato della convenzione, non solo. Ma ora scriverò io alle autorità competenti, perché voglio sapere a che titolo lei mi fa 400-500 euro di straordinario che non le può fare, perché contro le previsioni di legge e di contratto collettivo di lavoro. E a che titolo mi chiede il pagamento delle spese per raggiungere il luogo di lavoro e poi mi deve spiegare come mai fa a fare un articolo sul giornale? E mi deve pure spiegare se il suo comandante, lo presti, era a conoscenza di tutte le cose che lei ora ha fatto, della lettera che mi ha scritto. Ma che pensate? Ma con chi credete di avere a che fare? Ma che cazzo avete in testa? Ecco, intanto domani sciogliamo subito la convenzione e lei se ne ritorna da dove è venuto. Immediatamente. Poi il comandante Lopresti farà rapporto, perché domani glielo chiederò. Voglio sapere il comandante Lopresti cosa sapeva. Se è stato lui a consentire lavoro straordinario in violazione dei contratti collettivi di lavoro e di legge. Se è stato lui anche ad avallare la richiesta di somme contro legge. Non si possono pagare rimborsi spesa dal luogo di lavoro, anzi da casa propria al luogo di lavoro. Non è consentito pure se c'è una convenzione fatta, perché la convenzione è in violazione di legge. E poi ci minacce pure. Che fa? Ci fa l'azione giudiziaria. E io mi devo tenere uno
che mi minaccia pubblicamente, che fa fare l'articolo a giornalista. Munnia, ha sbagliato proprio persona, guardi. Domani si prepari la valigia e se ne vada da dove è venuto, perché domani io proporrò lo scioglimento della convenzione, non ho più fiducia in lei. E siccome il rapporto di fiducia tra il sindaco e i vertici della polizia municipale sono fondamentali, è venuto meno. E ripeto, farò io ora un'indagine ben precisa e capire se qua vi siete messi d'accordo tutti quanti per calare il pacco a catena a De Luca. Ma pensate che mi intimidite con quattro articoli di giornale? Anzi, io più vedo ste cose, più faccio così, più mi incazzo, più reagisco. Le pressioni non esistono con me, di qualunque natura. L'avete capito o no? Ma dove siamo arrivati? In questo comune di Taormina. Incredibile. Ecco perché è ridotto così. Un ledamaio. Pazzesco. Vabbè, ma ragazzi, ora devo andare a prendermi l'aereo. Tigra, tigra, tigra! Sarà mandata via. Ma perché voi pensavate che facevo scena io quando facevo il blitz per la Tecra? Secondo voi? Facevo scena? No! Abbiamo fatto 5 milioni di euro di contestazioni. 5! E abbiamo avviato la risoluzione in danno. Avete capito o no? Però di questo ne parleremo domani con calma. La Tecra, dall'1 maggio in poi, a casa, vaffanculo, via! Io non accetto di continuare ad avere nella comunità chi ha truffato la comunità. Chiaro? Ora scappo che sto per prendere l'aereo e devo andare a Bari. Ci vediamo a Bari. Ricordatevi, giovedì 22 febbraio, ore 11, tutti a Roma, non solo agricoltura, Piazza Santi degli Apostoli. Vi aspetto, organizzatevi con i nostri pullman, li mettiamo gratuitamente a disposizione. Ecco, con i soldi pagati dalle tessere, anche dagli assistenti sociali di Messina, che ringrazio e grazie di cuore, con quei 10 euro a testa, paghiamo i pullman. Per la libertà, paghiamo i pullman. Quindi venite tutti a Roma. Ora vado a Bitonto, che mi aspettano. Ovviamente seguiteci in diretta, dalle 11 in poi.